Seconda categoria, girone C, 25esima giornata di campionato, nonché penultima, si affrontano il Borgoratti contro il Pro Pontedecimo, eh, rispettivamente primi e terzi in classifica. Giocatori che prima di iniziare commemorano il terremoto avvenuto dieci anni fa all'Aquila con un minuto di silenzio. Quattro minuti dopo l'inizio, il Pro Pontedecimo tenta l'1-0 con un tiro fuori dall'area di pasti, ma Celerino blocca. Ed è di nuovo Pasti che poco dopo si trova a tu per tu con Cellerino. Tenta il tiro ma anche questa volta Cellerino blocca. Ventottesimo minuto del primo tempo, Gragnano per il Borgoratti. Tenta un tiro che però termina a lato del palo. E è il Borgoratti a sbloccare la partita al settimo minuto del secondo tempo. Con Converti, complice Pellizza che si lascia scappare la palla ma rivediamo il bel tiro eh, grazie alle immagini di Alice Lisetti. Cinque minuti dopo è di nuovo il Borgoratti che mette al sicuro il risultato con questa giocata da Funamolo di Bozzini che nell'occasione fa anche tu nella pelizza prima di depositare la palla in rete. Rivediamo l'azione rallentata. Ventottesimo minuto del primo tempo, Gragnano per il Borgoratti tenta un tiro che però termina a lato del palo. Pochi minuti dopo viene assegnata una punizione per gli ospiti. Che eh, è battuta da Pasti. Tiro che sfiora l'incrocio dei pali. Risultato fermo sul 2-0 per il Borgoratti. A metà del secondo tempo viene espulso Pagnucci. Borgoratti che vince il primo dei due spareggi. Promozione contro il Pro Pontedecimo. Domenica prossima, altra partitissima per il Borgoratti contro il progetto atletico che ha solo due punti in meno.